A hacking group going by the name of Anonymous have spawned a series of violent protests all over the world. These conflicts have no clear leader, motive, or agenda. We know nothing. All our servers are down, the data's gone, we've lost all control. Activist group Anonymous are declaring their support for Arab Spring uprisings in the Middle East. They're a highly skilled group and a serious cyber terrorism threat. But they're just kids. They're not just kids. They're criminals. Oggi parliamo delle botnet. Allora, tutti oggi parlano degli attacchi di DOS, delle botnet, eccetera, eccetera. Ora, mi sono chiesto, ma quante di queste persone che parlano di questo tipo di attacchi o di sistema effettivamente ne hanno visto mai una? O sanno come funziona? O hanno una vaga idea? E quindi vi spiego come funziona. Prima un pochino di teoria, poi guardiamo la pratica. Allora, prendiamo la nostra lavagna e disegniamo. Allora, le botnet possono essere installate su i PC, che sono questi. Facciamo 3 PC. Possono essere installate sui server. Quindi, per esempio, anche Google Cloud, o Azure, o eccetera. Quindi facciamo 3 server qui, che sono questi, che si è disegnati un po' così. Poi facciamo un terzo, va. Ecco il terzo server. Poi abbiamo ovviamente internet. Poi abbiamo il botmaster, che eccolo qui, al suo computer, che è il botmaster. E fino a qui tutto funziona. Poi arriva la parte bella. Le botnet possono essere scritte in qualsiasi linguaggio: Perl, Python, C, eccetera. Le botnet possono girare sia su un PC che su un server. Ma attenzione, su un server può essere infettato oppure si può creare una pagina PHP che fa girare la botnet. Ora, cosa fanno queste botnet? Ci sono diversi sistemi. Questo è uno dei più semplici, che insomma è anche uno dei più conosciuti, diciamo, nell'ambiente. Queste botnet si collegano a un server IRC, che se non mi sbaglio poi avevo visto che era classificato come dark web, ma comunque. Si collegano a un server IRC. Non tutti i server IRC sono adatti per le botnet, perché ovviamente i gestori dei server IRC sanno che esistono questi sistemi e non vogliono che usino i loro sistemi per questo tipo di attacchi. Comunque, se uno cerca, trova. Quindi, che succede? Che questi computer o questi server si collegano tramite internet a questo server IRC. Facciamo che anche il server si colleghi al sistema IRC. Questi botnet, che bot viene dalla parola robot, sono programmi senzienti, cioè aspettano che il botmaster, che è collegato a sua volta al server IRC, impartisca dei comandi. Questi comandi possono essere, per esempio, di attacchi di DOS, possono essere per esempio di fare alcune determinate ricerche su internet, possono essere usati per il mining, per scaricare file, per soltanto la fantasia può essere il limite. Quindi, questa è la parte teorica, detta molto semplicemente per chi non ha mai visto, per chi non si è mai collegato a un canale IRC. Ok, adesso faccio qui il login sul mio serverino Linux, perché tutto quello che vedete è fatto sulle mie macchine virtuali
E ovviamente non va fatto a scopo di creare danni, ma dovete farlo, se volete farlo, a scopo vostro, educativo, per imparare come funzionano le cose. Quindi attenzione, perché le botnet sono illegali in tutto il mondo, specialmente questo tipo di botnet. Al momento qui non vedi niente di particolare, se non qualche scritta, ma sta funzionando la botnet, in specifico due botnet, due bot. Adesso andiamo a prendere il Windows, che è Windows 11, quello che ho installato nel precedente video, ed ecco qui. Qui abbiamo Crazy Hop, che sono io, che sono il bot master, sono l'operatore. Gli operatori hanno sempre la chiocciolina accanto, mentre quello con il più è il voice, sarebbe una sorta di moderatore, che ha un po' meno poteri dell'operatore, ma non può, insomma, può fare le stesse cose l'operatore. Quest'altro è un utente, che però è un bot. Bene, io se a questo bot gli scrivo per esempio help, il comando help, vedi qui, appare questo menu e mi dice che ha delle opzioni. Per esempio, se io scrivo system, lui mi dirà il bot dove è collegato, dove gira il bot. In questo caso gira su un server Linux, mi dà il load average, eccetera, eccetera. Poi, i processi ovviamente, qui vedi, server, port, channel, CrazyNet, il tipo di server, il processo, eccetera. Poi, per esempio, posso utilizzare questo utils. Questi sono alcuni comandi che questo bot ha, però chiaramente puoi fare, si possono modificare. Per esempio, qui ho, vedi, download, se voglio che il bot scarichi qualcosa per me, o il mail, se voglio che il bot mandi delle email, DNS, il port scan. Ora guardiamo con il comando help se ci sono altre cose che potrebbero essere di nostro interesse. Per esempio, potrebbe essere interessante questo float. Guardiamo che cosa ci dice. Ups, sbagliato. Float. Ecco, qui per esempio ci dice UDP 1, 2 e 3, TCP, TCP Flood, Message Flood, Notice Flood, sono tutti i tipi di attacchi che adesso io non posso andare a fare o a dimostrare, a farvi vedere come, perché ovviamente attaccherà la mia macchina Linux ora, o la mia macchina Windows. Ora, detto fra noi, non succede niente, perché non c'è abbastanza throughput per cui il sistema operativo ne possa risentire, perché è soltanto il mio computer che trasmette dei dati a se stesso, e quindi, come dire, non succede niente, non è che va giù il mio computer o down la connessione. Però, volendo, potrei per esempio fare un test su un IP esterno che non ho al momento, però posso provare con... potrei provare con il cellulare. Per esempio, potrei provare con il cellulare. Guardiamo un attimo. Che però, chiaramente, il cellulare non succede niente, perché le reti cellulari funzionano un pochino diversamente. Però guardiamo un attimo. Perché poi, come vedi, c'è scritto UDP IP e port e il time. Vabbè, il time non è quello il problema, la porta è il problema, ma unicamente perché sul cellulare non c'è una porta. Il cellulare dall'esterno verso l'interno non riceve niente, è solo dall'interno verso l'esterno, quindi è solo dal cellulare verso una determinata destinazione, quindi non funzionerebbe, non vedresti niente di particolare. Comunque, questo è come funziona una bot. Questo è il mio bot installato su un server Linux, che può essere installato su un server Windows, che può essere installato praticamente ovunque. Ora, l'antivirus non lo riconosce come un virus, perché di fatto
non è un virus, lo puoi fare anche con PowerShell, che io ho provato a farlo con PowerShell. Per quanto riguarda me è più semplice farlo con Python, però chi sa usare bene PowerShell può farlo benissimo con PowerShell senza nessun problema. Poi dopo si può fare, questo è molto più interessante, su una pagina PHP. Ora non posso dilungarmi troppo su come fare per il PHP, perché altrimenti YouTube mi censura il video. Però con un po' di fantasia e soprattutto tanta pratica si può verificare. Vi ricordo che comunque sono azioni illegali in quasi tutto il mondo, a meno che forse dei domini TK forse sono tollerate, ma sono illegali, e queste prove vanno fatte unicamente sulle vostre attrezzature, non sulle attrezzature di altri o dove non avete il permesso. Per quanto riguarda invece su come potersi proteggere o poter controllare la propria rete se è infetta da un bot, le porte da controllare sono la 6666, quindi 6666, 6667, poi 6668 e 6669. Le porte, queste sono quelle standard, però potrebbe essere per esempio 6697. Questo dipende. Ci sono delle altre tecniche per nascondere queste porte, perché l'unica porta che non si può bloccare in qualsiasi rete è la 443. Con un port forwarding o con altri sistemi si può aggirare il controllo della porta 666, per esempio. Però questa è un'altra storia che è già a livello un po' più avanzato. Tuttavia, questo è come funziona la botnet. Ora, riprendiamo la nostra lavagnetta. Che succede? Mettiamo caso che questo è il sito, diciamo caso che questo è il sito, che il target che vogliamo attaccare. Io qui al mio bot gli dico: ok, flood, prima o poi comprerò la lavagnetta grafica, flood, quindi manda un flusso di dati, flood, no? Inondazione, a questo target. Quindi tutti i computer in giro per il mondo attaccano questo e soprattutto sui server, perché immaginatevi AWS, Azure o anche Oracle Cloud o altri VPN o altri cloud anche minori, meno conosciuti, che hanno un throughput, una uscita di banda molto maggiore della connessione di casa, quale può essere quella di casa. Comunque sia, tutti i computer insieme si attaccano questo target, questo indirizzo IP. Se è un server, quindi offre un servizio, il servizio molto probabilmente andrà giù. Solitamente cosa fa un hacker? O Killnet, Anonymous, che poi l'hai visto, fanno un attacco e prendano i dati, no? Come li prendano i dati? Perché fanno un attacco che si chiama buffer overflow, che non vi sto a spiegare in questo video perché è abbastanza complicato. Però praticamente non c'è una vera e propria protezione sul buffer overflow. C'è sul DDoS, quindi quello c'è la mitigazione. Perché se uno è sotto un attacco di DDoS e non ha un sistema di mitigazione, sinceramente la miglior protezione è staccare internet. Sì, vai offline e il sistema non viene compromesso più di quello che non è. Con il buffer overflow, quindi, mandano un flusso di dati verso questo target, lo inondano di dati di terabyte di throughput, no megabyte o gigabyte, terabyte. E il sistema, quindi il server, che ovviamente sta dietro a un firewall, a un proxy, eccetera, eccetera, va giù. Non riesce, a un certo punto non riesce più a smistare tutte queste richieste, tutta questa banda che gli arriva, non va giù. Ma va giù per te che digiti per esempio sito.it, realmente non è proprio giù. Quindi con un attacco poi successivo di buffer overflow si modificano alcuni parametri del socket per far sì che una volta che te inietti questo nuovo codice, il server, siccome è saturo di richieste, le lascia passare, le accetta.
A quel punto il server viene infettato. Viene infettato da un malware, da qualsiasi cosa. Da qualsiasi cosa che l'hacker ha deciso di... l'organizzazione ha deciso di infettare. E a quel punto chiaramente riescono a prendere tutti i dati. Questo è un overview di come funziona un attacco di DOS, che chiaramente qui è in scala ridotta, però immaginatevelo su la botnet Esperanza, che era spagnola, poi fu dismessa tanti anni fa, fu buttata giù dalle forze dell'ordine, aveva all'attivo qualche migliaio di computer, tipo, ma non mi ricordo, 10 o 12 mila computer, che non sono tantissimi, però questa è una notizia abbastanza vecchia, anni 2005-2006 credo, e era una delle botnet abbastanza grosse, però adesso ci sono delle botnet che sono molto potenti, hanno migliaia, decine di migliaia di computer, 132.000, 200.000 computer infetti in... Ho letto questa mattina, hanno tracciato una botnet, è in 132 nazioni nel mondo, ci sono migliaia di computer infettati. Ecco, il botmaster comanda tutti questi. Solitamente le botnet vengono affittate, eh? Cioè il botmaster crea tutta una botnet e poi l'affitta. Chi gestisce queste sono associazioni terroristiche vere e proprie. Vi faccio un esempio e chiudo il video perché è terminato. Tanti anni fa, quando avevo una delle mie prime connessioni a DSL 4 megabit, quindi immaginati te, con un router firewall, ero su Mirk, su questo programma qui, che ti ho fatto vedere prima, qui, su questo programma qui si chatta, si fa tantissime cose, che lo posso dirvi, ma join, per esempio, Italia, guardiamo se c'è il canale Italia, sì, c'è, ma non c'è praticamente nessuno, però ci sono tutti i canali, cioè, si chatta, era una chat, e oggi viene usata anche per scaricare video, film, eccetera. Ah, la velocità è pazzesca, è velocissimo. E ci fu un ragazzo qui, su questa chat, che era al Canale Italia, che insomma, eravamo ragazzi e lo stavo facendo arrabbiare. E questo mi disse, guarda la tua DSL ora, 5 minuti, la mia DSL offline, non funzionò più per una settimana. Chiamai il provider e gli disse, ma che succede? Se il tuo IP è sotto un attacco di DOS non possiamo fare niente. L'unica soluzione è cambiare la DSL, o quando l'hacker smette di fare l'attacco. Quindi anche il singolo individuo può essere a rischio. Ora, chiaramente non si attacca quasi mai un singolo individuo perché è una perdita di tempo, ma... Per farti capire che esiste veramente questo rischio e bisogna proteggersi, bisogna capire come fare. Ti ringrazio per aver guardato questo video e al prossimo. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. E se vuoi lasciare un commento, lascia un commento. Ciao!